pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, quella di oggi è una canzone relativamente giovane perché datata 2007, ma importante per il segno che ha lasciato, per essere diventata un vero manifesto a sostegno della lotta alla mafia e di quegli uomini che hanno perso la vita nella battaglia contro le mafie. A cantarla è Fabrizio Moro che, con passione, canta versi come «Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato». Si parla naturalmente della mafia della Sicilia, per la quale Moro, cantautore romano, nutre un forte amore. Con questo brano l'artista ha vinto il Festival di Sanremo del 2007 nella sezione Giovani. Il testo, secondo quanto ha dichiarato lo stesso autore e cantante, è stato scritto di getto, subito dopo aver visto un film dedicato ad una delle più note vittime di mafia, ovvero Paolo Borsellino. Nel testo si esorta a pensare, a riflettere prima di sparare, dunque un invito contro ogni forma di violenza e contro ovviamente la mafia. Il singolo è piaciuto molto e subito, diventando molto popolare e molto trasmesso dalle radio, un vero tormentone. Ha raggiunto i vertici della classifica italiana in termini di vendite, trainando poi al successo l'album dell'artista omonimo. Esiste anche un video in cui il regista è Marco Risi e oltre a Fabrizio Moro vi compare l'attore Francesco Benigno insieme a Rita Borsellino, sorella proprio dell'ex magistrato ucciso dalla mafia. Il brano ha senz'altro permesso a Fabrizio Moro di farsi conoscere dal grande pubblico, tanto che ancora oggi il suo nome è accostato a questo singolo. In realtà la sua carriera era già iniziata nel 1996 da artista indipendente. Ad oggi ha raggiunto la quota di oltre 245.000 dischi certificati, escludendo quelli recentissimi di Sanremo 2017, dei quali oltre 130.000 copie come cantautore, mentre le altre sono in veste di autore. Comunque il tutto ha permesso a Fabrizio Moro di ottenere 5 dischi di platino e uno d'oro. 5 in tutto anche i festival ai quali ha partecipato come autore e cantautore, l'ultimo proprio lo scorso febbraio, mentre il primo era stato nel 2000 con Un giorno senza fine. È stato anche tra i protagonisti del Festival Bar di due Coca-Cola Summer Festival, ha vinto anche premi come il Premio Lunezia e altri riconoscimenti. È autore infine anche di colonne sonore, spot, documentari e campagne sociali.